quando iniziò a circolare la notizia che Lehman Brothers stava fallendo, il governo americano dichiarò che non sarebbe intervenuto in nessun modo per salvarla. Tuttavia, il giorno seguente, il governo decise di intervenire salvando una società di assicurazioni, la AIG, che venne ritenuta too big to fail, cioè troppo importante per poter fallire. La AIG ha avuto un ruolo fondamentale negli anni che precedono la crisi finanziaria del 2008. Furono i primi a vendere i CDS, che ricordiamolo sono degli strumenti finanziari derivati che servono come assicurazione contro il crollo dei CDO, gli strumenti cartolarizzati formati da pacchetti di mutui. La AIG era la più grande compagnia di assicurazioni d'America e aveva rapporti con quasi tutte le banche del mondo e filiali in più di 80 paesi. AIG fece una marea di soldi vendendo i CDS, ma qui casca l'asino. Non tenevano in cassa la liquidità necessaria per poter ripagare queste assicurazioni nel caso in cui fosse accaduto il peggio.